Allora, mentre aspettiamo il Presidente della Commissione Bilancio e la Commissione Bilancio, sull'ordine dei lavori ha chiesto di parlare l'onorevole De Luca, ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non so perché i lavori dell'Aula si sono interrotti per oltre 3 ore, ma credo che bisogna chiarire, Presidente, una volta per tutte, per quanto mi riguarda, come stanno le cose. Io avevo accolto il suo invito a collaborare e ho spiegato anche in che termini ero disponibile a farlo. Però ora, Presidente, devo purtroppo manifestarle il mio totale disappunto per questa situazione che si sta creando, anzi per queste 3 ore di attesa inutile, e le devo confermare che il sottoscritto emendamenti non le ritira, anzi vuol da questo punto di vista accettare quello che il governo vuole fare e quello che il governo comunque intende fare rispetto alle norme che lei ha ritenuto di stralciare, e anche su questo, quando sarà il momento, mi riserverò di fare le mie valutazioni. Glielo voglio dire per un motivo semplice: io non so se in queste ore si tenterà la classica sintesi, come l'ha definita lei e come l'hanno definita i giornali, ma questa sintesi io non so su che cosa si deve fare, nel senso che io non credo che a questo punto ci possa essere o ci possano essere elementi di trattativa di bassa cucina. Qua ci sono ormai delle tematiche. Allora, il ragionamento per quanto mi riguarda è questo: o il governo decide di cambiare strategia per l'ennesima volta, d'altronde siamo alla 7ª o 8ª strategia che viene manifestata in Commissione Bilancio e in Aula, oppure, qua c'è il Presidente, l'assessore Armao presente, conferma la strategia di voler riformare un sistema in poche ore e il Parlamento, per quanto mi riguarda, accetta la sfida, va avanti e va avanti secondo quelle che sono gli emendamenti presentati non solo al bilancio ma soprattutto alla finanziaria, perché abbiamo e ho accolto come Sicilia Vera questa sollecitazione che il governo ha fatto su tutta una serie di tematiche. Certamente ci dobbiamo mettere d'accordo su una serie di aspetti, perché da un lato il governo individua delle nuove fonti di finanziamento che lei ha ritenuto di lasciare in vigore nel maxi emendamento presentato. Dall'altro, signor Presidente, ne parleremo poi comma per comma, articolo per articolo, porrò delle semplici questioni che riguardano le coperture finanziarie. Perché, faccio un esempio per tutti, noi dalla relazione che già parziale ci è cominciata a pervenire sul comma secondo dell'articolo 14 ci ritroviamo con situazioni riferite alle ASI, per esempio, che hanno una esposizione debitoria ben precisa e una situazione patrimoniale creditoria ben precisa, che fondamentalmente si compensano. E allora mi domando e domando a quest'Aula: se io ho previsto di vendere i beni delle ASI o degli istituti autonomi case popolari, desidero capire i debiti che rimangono in piedi, perché sono ormai dati ufficiali e li potremo ora valutare uno per uno, questi debiti dove vanno a finire? Quindi, pur accettando quella che è la linea del governo, ma il governo ci dovrà dire questa situazione debitoria come si dovrà gestire. Rispetto a questo, signor Presidente, le rivolgo anche l'invito, considerato l'ora, di evitare, visto che siamo rimasti 3 ore e mezzo ad aspettare non si sa che cosa, non si sa quale stanza di compensazione è stata aperta, ma al di là di questo credo che non sia più il caso, signor Presidente, a quest'ora di continuare i lavori d'Aula. Certamente questo, lo voglio sottolineare, non è un problema che riguarda il sottoscritto, perché se lei vuol continuare e naturalmente vuole andare avanti per tutta la notte,
Io sono pronto qua a discutere emendamento per emendamento, intanto il bilancio, e poi vedremo quali saranno le risultanze per l'eventuale finanziaria, se ci saranno le condizioni di discuterla. Lascio in piedi tutti gli emendamenti e le confermo quelle che sono le mie valutazioni e perplessità espresse, perché l'assessore Armao è stato cortese, ha cercato di rispondere a una serie di rilievi, ma voglio solo, concludendo il mio intervento, ricordare all'assessore Armao che il FAS 2007-2013, a seguito della delibera del CIPE 1 del 2011, è stata ridotta a 3 miliardi e 600 milioni circa, che è stato già utilizzato, poi si dovrà discutere anche il FAS nel 2009-2010, per un importo, poi si vedrà l'utilizzo cosa significa, assessore, però l'abbiamo utilizzato per bilanciare il bilancio del 2009 e del 2010. Per un importo che si aggira a circa 1,6 miliardi, potremmo vedere le cifre una per una, quindi significa che cosa? Che quell'emendamento che è stato predisposto per coprire il buco della sanità, che comunque afferisce, e concludo Presidente, all'utilizzo del FAS per il 2011, 12 e 13, 600 milioni di euro l'anno per tre fa 1,8 miliardi. 1,8 miliardi, a questo dobbiamo aggiungere circa 1,6 miliardi che è stato utilizzato nel 2009 e 2010, ce ne andiamo ormai, assessore, questo è il mio veramente amarezza e disappunto, nell'aver quasi utilizzato, quasi, perché poi c'è anche la copertura dei lavoratori della forestale e altre voci ancora sul FAS, pur se prevedete l'attivazione di un mutuo. E quindi rispetto a tutte queste criticità, assessore, noi ci ritroviamo oggi, se queste sono le prospettive, e lo dobbiamo dire una volta per tutte, ad aver destinato il FAS, di cui poi discuteremo anche della titolarità, perché la delibera 1 del 2011 dice al punto 10 quello che lei ha sollevato, ma dice tante altre cose. Concludo, Presidente, chiedendo formalmente che i lavori si riprendano domani e che soprattutto si riprendano partendo dal presupposto che queste proposte che sono state finora prospettate dal Governo non sono assolutamente praticabili, né per quanto riguarda l'utilizzo del FAS, né per quanto riguarda alcune soluzioni che mi permetto di definire, e l'assessore non me ne voglia, fantasiose, che naturalmente al di là di quelle che sono stati i ragionamenti sul commissario dello Stato sì o meno, non sono comunque situazioni che possono diventare norme a tutti gli effetti, norme finanziarie, e quindi elementi che possano reggere questo bilancio che parte male e si concluderà secondo me malissimo.